Dopo la polemica dei biglietti per il concerto di Francesco De Gregori, terminati dopo pochi minuti, siamo andati a vedere come vanno le cose all'InfoPoint. Turisti a richiedere i programmi della Perdonanza e Piantine della città e qualche aquilano che ha avuto problemi nelle prenotazioni online. Problemi risolti dall'InfoPoint, che dalle 8.30 sino alle 20.30 è operativo in questi giorni di festa. Io ho prenotato online ieri mentre ero in fila qui all'1.10, mentre ero in fila sono riuscita a prenotare, quindi ho lasciato la fila e me ne sono andata. Ieri sera è arrivata una mail e mi diceva di confermare i dati. Questa mattina sono venuta all'InfoPoint e le signore mi hanno risolto il problema. Quindi lei ha i suoi 4 biglietti? Sì, ho i miei 4 biglietti, quindi chi ha problemi di venire qui, perché loro sono state gentilissime e brevissime. Le polemiche però non rovinano la festa, anche perché l'assessore di Cosimo e anche gli operatori dell'InfoPoint hanno spiegato esattamente cosa è accaduto. Oltre 40.000 persone hanno tentato di prenotarsi negli stessi minuti. Ecco perché qualcuno ci è riuscito subito e qualcuno no. Anche all'InfoPoint non c'era una possibilità privilegiata e dunque lì ieri si sono fatti una trentina di biglietti stampandoli successivamente per non far perdere tempo alle persone. I posti a sedere insomma sono finiti subito, ma bisogna dire che restano quelli in piedi e quindi la gente potrà ascoltare l'artista comunque. Dispiace per chi è rimasto a bocca asciutta, ma è un buon segno perché vuol dire che la Perdonanza piace e la gente sta apprezzando le proposte. Per i disabili, persone con difficoltà motorie, mamme con passeggine e donne incinta ci sono circa 100 posti a disposizione. I disabili potranno scrivere una mail a disability@comune.laquila.it e gli operatori penseranno ad inoltrarla a chi darà i posti, per cui ci si potrà presentare direttamente ai varchi a Colle Maggio con documento che attesti l'invalidità e senza biglietto. Come le sembra questa Perdonanza? Bene, quest'anno molto bello, organizzata bene, grazie. Concerto di De Gregori, lei è riuscito a prenotarsi, andrà in piedi? Assolutamente no, è impossibile perché 5 minuti dopo è già tutto chiuso. Quando ci andrà comunque in piedi? Sicuramente. Però è abbastanza, per quello che ho visto, è diversa dalle altre, più sobria ma abbastanza efficace. Il concerto di De Gregori, lei ci ha fatto un pensierino, ci andrà, ha provato a prenotarsi? Mi ha prenotato un amico che è pratico con l'informatica. Quindi è andato liscio? È andato liscio, sì, sembra che sia andato liscio. Allora buon concerto. Grazie. È venuto per la Perdonanza oppure per fare un giro in città? Per la Perdonanza. Come trova l'Aquila? Meravigliosa, allo stato attuale. Sarà ancora bella fra un paio di anni. Da dove venite? Verona. Insomma, adesso noi sapevamo quello, insomma, la vediamo un po' risollevata. Meglio. Da dove venite? Siete dell'Aquila? No, dalla provincia di Como. È venuta per la Perdonanza questa manifestazione o per vedere la città? Per vedere la città. Come le sembra? Ne siamo appena arrivati, però mi sembra una città che si sta ricostruendo e noi siamo con i cittadini dell'Aquila.